Parliamo di path. Su Inkscape le path sono l'elemento grafico fondamentale. Infatti, qualsiasi entità andiamo disegnando, questa sarà convertibile in una path. Se ad esempio disegniamo un rettangolo, e adesso arrotondiamo gli angoli, o un'ellisse, o un testo, ognuna di queste entità di per sé dinamica, perché consente una modifica di alcune delle proprietà, dicevamo, ognuna di queste entità potrà essere convertita in una path. Per farlo sarà sufficiente selezionare le entità e dal menu Path cliccare sul comando Object Path, o più velocemente si può utilizzare la combinazione rapida Shift-Ctrl-C. A questo punto sarà possibile modificare le geometrie attraverso l'editing dei nodi che reggono la forma, e per farlo sarà necessario utilizzare il comando di editing dei nodi e cliccare sulle singole entità. Sarà quindi possibile modificare in maniera molto puntuale tutte le geometrie. Oltre alla conversione da altre entità, è possibile anche disegnare direttamente una path. In particolare su Inkscape abbiamo tre strumenti che consentono di farlo. Lo strumento Freehand, che analogamente a quanto accade con, ad esempio, una matita, consente di tracciare, trascinando il tasto sinistro del mouse, la curva che vogliamo disegnare. Strumento simile è lo strumento Calligraphy. Funziona in maniera analoga, ma in più consente di modificare il corpo del tratto, quindi lo spessore della curva, in funzione di alcuni pattern predefiniti o della pressione applicata qualora utilizzassimo una tavoletta grafica. Un terzo strumento per disegnare le path su Inkscape è lo strumento Bézier. Per tracciare una path con questo strumento potremmo o fare dei clic istantanei col tasto sinistro del mouse sul foglio da disegno, e in questo modo indicheremo i punti di passaggio del tracciato, o fare dei clic trascinati col tasto sinistro del mouse, per definire, oltre al punto di passaggio della curva, anche la tangente di ognuno dei punti. Col tasto destro o invio concluderemo il tracciamento. Una volta tracciato, sarà possibile modificarlo utilizzando lo strumento di editing dei nodi. Allo stesso modo, è possibile attivare lo strumento di editing dei nodi facendo un doppio clic sulla path. A questo punto avremo la possibilità di agire sui nodi che costituiscono la curva che abbiamo disegnato. Quando editiamo i nodi è possibile utilizzare molte delle modalità di trasformazione e di selezione
utilizziamo normalmente nella gestione delle entità. Ovvero sarà possibile selezionare un nodo cliccando col tasto sinistro sopra di esso, ma sarà possibile aggiungere nuovi nodi utilizzando il tasto Shift insieme al tasto sinistro. Ovviamente sarà anche possibile sottrarre eventuali selezioni allo stesso modo. Sarà anche possibile disegnare una finestra, tracciare una finestra di selezione che selezioni tutti i nodi contenuti. Per spostare i nodi basterà trascinare col tasto sinistro del mouse da un punto a un altro del nostro foglio da disegno la selezione. Se nella barra delle opzioni è attiva l'opzione che mostra le maniglie delle trasformazioni, allora avremo, come nel caso delle entità, le 8 maniglie che consentono di scalare, in questo caso, i nodi selezionati. Facendo un secondo clic su uno dei nodi attivi o utilizzando la combinazione di tasti Shift H, sarà possibile modificare la modalità di trasformazione e passare alla modalità rotazione. Anche in questo caso valgono molte delle scorciatoie da tastiera, ovvero l'utilizzo dei tasti Ctrl, Alt, Shift, per consentire una trasformazione simmetrica, proporzionale e così via. Oltre alla gestione dei nodi, quando modifichiamo una path è possibile anche agire sulle maniglie, ovvero i punti di controllo che ci consentono di definire la tangente in ingresso e in uscita per ogni singolo nodo. Le maniglie sono gestibili facilmente trascinando il tasto sinistro del mouse sopra di esse, e anche in questo caso abbiamo una serie di scorciatoie da tastiera che consentono di effettuare determinate operazioni. Ad esempio, tenendo premuto il tasto Ctrl, sarà possibile modificare la lunghezza di una maniglia mantenendo l'inclinazione esistente. Sempre attraverso il tasto Ctrl sarà poi possibile imporre invece un angolo notevole, un angolo multiplo di 15 gradi, e quindi imporre ad esempio una direzione orizzontale o verticale. Selezionando un punto è poi possibile agire sulle sue maniglie attraverso i comandi da tastiera. In particolare è possibile ad esempio utilizzare il punto e la virgola per scalare la dimensione delle maniglie rispetto al punto. Allo stesso modo è possibile utilizzare la parentesi quadra che consente una rotazione della maniglia. Attraverso specifiche combinazioni di tasti è poi possibile agire su una singola maniglia rispetto a un'altra. Utilizzando ad esempio uno dei due tasti Ctrl presenti nella tastiera, quello di sinistra, insieme alla parentesi quadra, sarà possibile ruotare solo la maniglia di ingresso del nodo. Utilizzando invece il tasto Ctrl di destra presente sulla tastiera, insieme sempre alla parentesi quadra, sarà possibile modificare l'inclinazione della maniglia di uscita dal nodo. Sono numerose le possibilità che abbiamo di modificare in maniera molto puntuale e precisa i nodi attraverso le combinazioni da tastiera. Non abbiamo però il tempo per
analizzarle tutte, e per questo rimando alla guida ufficiale del programma pubblicata su questo sito. Qui sarà possibile trovare tutte le opzioni disponibili per l'editing delle PAT. Esistono diversi tipi di nodi, caratterizzati dal diverso comportamento delle maniglie ad essi collegati. È possibile, ad esempio, incontrare dei nodi che non hanno maniglie. E questo è il caso in cui ci troviamo quando tracciamo una curva Bézier facendo dei clic istantanei. È tuttavia sempre possibile tirar fuori una maniglia dal singolo nodo. E per farlo possiamo, ad esempio, utilizzare il tasto Shift e trascinare dal nodo in una direzione il tasto sinistro del mouse. Se vogliamo cancellare una maniglia esistente, basterà fare un clic col tasto Ctrl premuto col tasto sinistro del mouse su di essa. Per rendere un segmento morbido sarà anche possibile, ad esempio, trascinare il centro di questo segmento in una nuova posizione. Verranno così create le due maniglie che consentono la definizione della curva disegnata. Queste trasformazioni sono effettuabili anche utilizzando i due comandi presenti sulla barra delle opzioni dello strumento Node Editor. Potremo infatti selezionare una coppia o più nodi e cliccare sullo strumento Rendi segmenti rettilinei per far scomparire le maniglie relative. Utilizzando invece lo strumento Rendi i segmenti curvi, verranno fuori le nuove maniglie che potremo aggiustare secondo necessità. Oltre ai nodi che non hanno maniglie, è possibile incontrare nodi cuspide, le cui maniglie hanno un comportamento indipendente l'una dall'altra, per rendere un nodo cuspide sarà sufficiente cliccare sull'opzione dedicata nella barra delle opzioni dello strumento. Il nodo verrà simboleggiato da un rombo e sarà possibile agire sulle due maniglie distintamente. Se invece vogliamo mantenere la stessa tangente in ingresso e in uscita da un singolo nodo, dovremo renderlo un nodo morbido utilizzando l'opzione Rendi i nodi morbidi. In questo modo sarà possibile agire in maniera differente sulle due maniglie in ingresso e in uscita, ma mantenendo la stessa tangente. Attivando invece l'opzione successiva, cioè quella che rende i nodi simmetrici, vincoleremo non solo la direzione, ma anche la dimensione, quindi la forza che queste maniglie producono sulla curva in maniera simmetrica. Allungando quindi una delle due maniglie, anche l'altra avrà lo stesso comportamento. Un nodo morbido, ovvero con tangente uguale in ingresso e in uscita, è simboleggiato da un quadrato. L'ultima tipologia di nodo è il cosiddetto autosmooth. In questo caso, modificando la posizione dei nodi contigui, l'inclinazione e la dimensione delle maniglie del nodo AutoSmooth cambieranno per adattarsi al meglio alla geometria. Per
creare un nuovo nodo è possibile selezionare un segmento e cliccare sul tasto più della barra delle opzioni. Se più segmenti sono selezionati, ognuno di questi sarà suddiviso creando ulteriori nuovi nodi. Il programma cerca di mantenere la stessa curva, anche se definita da un numero diverso di nodi. È possibile aggiungere nuovi nodi in una posizione qualsiasi di un determinato tratto facendo un doppio clic col tasto sinistro del mouse. Per cancellare un nodo esistente si può invece cliccare su di esso tenendo premuti i tasti CTRL e ALT. Oppure, selezionando il nodo o i nodi, cliccare sul tasto meno della barra delle opzioni. È anche possibile avere una path composta da più path, da più tracciati. Infatti, è possibile, ad esempio, spezzare una path su un determinato nodo. Per farlo basta selezionare il nodo e cliccare sull'opzione relativa che spezza la path. Saranno creati in questo modo due nodi e quindi due path separate. È utile sapere che è possibile disegnare nuove path all'interno di una path multipla utilizzando lo strumento Bezier e il tasto Shift. Due punti terminali di una path possono essere collegati o attraverso un segmento, e in questo caso utilizzeremo il comando di unione attraverso un segmento, o possono essere collegati fondendo i due punti attraverso il comando unisci i nodi selezionati. E infine è possibile estendere una path esistente facendo partire il tracciamento da un punto terminale di esso.